Radio Voce in Blu. Primo piano, primo piano. Parliamo dell'ANT. L'ANT è un acronimo, innanzitutto questa sigla significa Associazione Nazionale Tumori, è una realtà che si impegna per prestare in qualche modo assistenza, e vedremo come, a chi è malato e ai parenti. È di pochi giorni fa, insomma, la presenza sulle piazze da parte proprio dell'ANT per sensibilizzare alla questione e anche per trovare quei fondi che sono poi necessari per svolgere al meglio l'attività che viene esercitata. Intanto io voglio salutare e presentarvi il nostro ospite telefonico, che è il responsabile provinciale della promozione dell'ANT, Andrea Longo. Buongiorno, benvenuto sulle nostre frequenze. Buongiorno a voi e grazie dello spazio che ci dedicate soprattutto. Allora, molto brevemente, Andrea Longo, un po' la storia dell'ANT a Brescia. Sì. Allora, nel 1998, grazie alla volontà di alcuni volontari che conoscevano la realtà che ormai era presente da parecchi anni, dal 78, quindi da più di 20 anni a Bologna, hanno voluto ricreare quello straordinario lavoro che è stato fatto a Bologna qui a Brescia. Quindi nel 98 sono stati fatti i primi banchetti promozionali in vista appunto della costruzione dell'ospedale domiciliare, che noi chiamiamo ODO, proprio ospedale domiciliare oncologico, che si preoccupa proprio di andare nelle case delle persone, degli ammalati, per seguirli 24 ore su 24. E nel 2001 questo obiettivo è stato raggiunto, quindi dal 2001 ad oggi possiamo dire proprio che noi siamo presenti in forze a Brescia e in provincia con medici, infermieri e psicologi che si occupano proprio di questo tipo di assistenza. Ecco, quindi qual è la differenza rispetto a quello che è il normale reparto di oncologia di un ospedale? Allora, noi ci occupiamo soprattutto di quegli ammalati che in qualche modo sono non sono più oggetto né di lavoro quotidiano da parte degli ospedali, quindi non trovano spazio nelle strutture ospedaliere perché magari non hanno non hanno letti o comunque non hanno improntato ancora un protocollo terapeutico, quindi non sono più in cura presso nessun ospedale e quindi vengono lasciati a casa. Non possono anche ricevere assistenza da quelli che vengono chiamati hospice, che sono proprio le strutture che accolgono gli ammalati terminali, per intenderci, e quindi sono quegli ammalati che in qualche modo, a nostro parere, vengono abbandonati. Noi ci teniamo proprio a dire che quando si parla di tumore, molto spesso le associazioni e le organizzazioni che si occupano di ricerca e di prevenzione ottengono moltissimo spazio e moltissima risonanza. Quando ci sono associazioni come la nostra che si occupano appunto di questa realtà che è scomoda sotto tanti aspetti, ottiene un po' meno ascolto. Quindi è per questo che noi ringraziamo veramente radio come la vostra o realtà che ci danno spazio per parlare di noi, perché purtroppo è una cosa che fa male. Quando noi parliamo di quello che facciamo, tante persone arricciano il naso, e noi invece vogliamo proprio far capire che quello che noi facciamo è fondamentale. Molto spesso appunto le persone non si quando ancora noi facciamo capire che cosa porteremo in casa loro, quindi noi portiamo proprio, per dirlo in breve, un ospedale vero e proprio, quindi noi portiamo letti, comode, piantane, ricreiamo quella che è una camera di ospedale all'interno dell'abitazione delle persone, il tutto gratuitamente. Le persone rimangono folgorate perché non siamo abituati. Proprio, guardi, io parlo chiaramente, io sono stato, prima di diventare promotore, sono stato volontario, e prima di diventare volontario sono stato un utente, quindi io ho ricevuto dall'ANT questa cosa, quindi parlo per cognizione di causa. Quando si riceve in casa il medico dell'ANT, la prima cosa che viene da fare è tirare fuori il portafoglio per dire che quanto vi dobbiamo, e quando ci viene detto niente, non dovete niente, le persone non ci credono, rimangono stupite. In realtà è così, ecco. Quali sono i numeri a Brescia, dottor Longo? Allora, dal 2001 ad oggi abbiamo assistito oltre 800, noi di
divulghiamo questo numero ormai da qualche mese, ma direi che siamo quasi vicini ai 900 pazienti, quindi 900 famiglie che noi abbiamo assistito, perché noi ci teniamo a dire che abbiamo assistito non solo i sofferenti ma la famiglia intera, perché quando ci sono situazioni di questo genere non soffre solo l'ammalato ma soffre l'intera famiglia, ed è per questo che noi abbiamo al nostro organico una psicologa proprio a Brescia che si occupa sia di assistere l'ammalato sia di assistere la famiglia e di assistere anche gli altri operatori, i professionisti, medici e infermieri che comunque devono avere a che fare con un problema che anche per loro diventa una cosa pesante poi nel tempo, e quindi questa psicologa è impegnata su tre fronti fondamentali, insomma. Ecco, come diceva lei prima, noi abbiamo appena finito questa campagna delle stelle, che purtroppo approfitto di questa frequenza perché magari qualcuno dei nostri volontari ci ascolta e qualcuno appunto sa quello che abbiamo dovuto fare questo fine settimana. È stato molto pesante perché, come tutti avete visto, c'è stato un tempo non favorevole, tantissimi volontari erano sotto la pioggia, e quindi noi ringraziamo veramente per la disponibilità, il tempo, le difficoltà che sono state affrontate con grande impegno e senza nessuna fatica, perché le persone veramente lo fanno con il cuore, anche perché noi ci avvaliamo soprattutto di volontari. Nel 90% dei casi sono volontari che prima sono stati utenti e quindi sono veramente con una motivazione altissima. Ecco, io voglio ricordare in chiusura della nostra intervista che la delegazione di Brescia dell'ANT, l'Associazione Nazionale Tumori, è in via della Chiesa 75, ha un numero di telefono ovviamente al quale fare riferimento, che è lo 030 30 99 423. E ringrazio per queste sue parole e soprattutto per l'opera che viene prestata dall'associazione, quale responsabile provinciale della promozione, da estendere ovviamente a tutti i volontari che lì operano e a chi lo fa professionalmente, Andrea Longo. Grazie ancora. Grazie a voi, di nuovo.